Smart Italia, benvenuti alla nostra rubrica. Anche oggi vi raccontiamo l'APA che va avanti, le nostre attività, le attività dei nostri progettisti, Formez, che procedono e non lasciano soli le amministrazioni, destinatarie delle nostre azioni anche in tempo di emergenza Covid-19. Come si fa? Tante cose vanno cambiate, vediamo quali sono le cose che abbiamo modificato, le soluzioni che abbiamo trovato. Oggi sentiamo Patrizia Consolo, che è responsabile di ben due progetti. Patrizia, buongiorno. Buongiorno Claudio. Ecco, qualche novità, come ti stai attrezzando per rispondere alle esigenze delle nostre amministrazioni? Restart Abruzzo, come procede? Ma guarda, i progetti procedono abbastanza bene. Per quanto riguarda Restart Abruzzo, ma anche per gli altri, diciamo, sto utilizzando tutti gli strumenti al momento a disposizione a casa, quindi telefono, PC, connessione internet naturalmente, e non avendo ancora disponibile la rete di accesso al mio PC d'ufficio, sto utilizzando i file che avevo portato qui con me a casa su un supporto USB e delle videochiamate. Quindi Ecco, già. come mai non hai ancora la VPN? È un problema? La VPN non ce l'ho perché avendo qui a casa il supporto Apple, diciamo, si stanno un po' ritardando i tempi per l'attivazione. Questo comunque non impedisce, non blocca il lavoro, non impedisce il lavoro. Ripeto, con diciamo, i file che avevo portato, con i colleghi che hanno già la VPN e che entrando in rete riescono a trasferirmi i file che mi servono, devo dire sto ancora lavorando. Diciamo che c'è in questo momento una grande partecipazione di tutti, una grande solidarietà, un grande sostegno, insomma, nel consentire a tutti gli altri diciamo, di poter lavorare, di essere operativi. Questa è, diciamo, l'opportunità che sta aprendo anche questo smart Quindi working. in qualche modo è cambiato anche il rapporto di lavoro tra dipendenti, tra colleghi? Si avverte più solidarietà, più diciamo, disponibilità ad aiutare l'altro, insomma, a mettere l'altro nelle condizioni di poter operare. Quindi c'è una gran voglia, diciamo, un ottimo spirito, mi pare questo. Questo è, diciamo, un elemento positivo che si coglie, ma devo dire non solo all'interno dell'istituto, ma anche con le amministrazioni con cui si opera. Per esempio, proprio stamattina, a proposito di un nuovo progetto che insomma, sta per essere avviato, che è un progetto con le aree interne Lombardia, io pensavo, come dire, avrebbe preso forse più tempo, comunque ci saremmo risentiti con il committente più in là, e invece, con grande sorpresa, sono arrivati già i materiali da loro lavorati, ci siamo sentiti, visti in conference call, insomma, stiamo lavorando, riusciamo a lavorare. E questa è una gran bella notizia, cioè la Regione Lombardia va avanti, invia materiali, continua a lavorare sui vari progetti nonostante la difficoltà che sta vivendo. È così? Esattamente, esattamente. Bene, siamo molto contenti di questa notizia. Patrizia, ce la faremo? Sì, certo, assolutamente. Diciamo Benissimo, che allora nei buon. momenti di difficoltà tiriamo fuori il meglio, no? Benissimo, allora nelle difficoltà tiriamo fuori il meglio, web call, mail, file salvati su pennetta, il lavoro va avanti. Grazie Patrizia Consolo. Grazie, grazie a voi, buon lavoro. Smart Ciao, Italia, arrivederci. ciao, ce la faremo, ciao.